fenomeno di contrabbando è una realtà che interessa dall'altro, no? Una vicenda brindisina che è durata da molti anni, e quindi bisogna conoscere il passato, no? Per poi anche poter conoscere il presente. Innanzitutto buonasera a tutti e bentrovati. Diciamo che il tentativo che ho fatto con questo libro di contrabbando, è uscito alla fine del 2016 per la casa editrice Bipress, è un tentativo di narrativa popolare, proprio l'idea di raccontare la storia dall'interno. Sì, il contrabbando è stato un fenomeno che soprattutto a Brindisi e nel Brindisino ha segnato tantissimo sotto vari punti di vista, quindi la mia idea è stata un'idea piuttosto semplice, quello di creare dei personaggi che avessero a che fare con queste storie di malaffare, e non solo loro, creare delle storie, degli intrecci che potessero in qualche maniera far emergere quello che è stato il vissuto di quegli anni non lontani, perché parliamo appena di una ventina di anni fa, della nostra provincia. Cosa dovrebbe fare la città per ritrovare la primavera, l'operazione primavera, insomma, cambiò per pochi anni probabilmente il vissuto della città, il tessuto, ma oggi si sente probabilmente ancora la mancanza di una legalità diffusa, sì, di un sentire. Io non ho la risposta a questa domanda, sarebbe davvero molto presuntuoso da parte mia avere la risposta a questa domanda. Di sicuro una città come Brindisi meriterebbe una classe politica più preparata, anche se volgiamo lo sguardo al passato abbiamo avuto dei politici molto preparati, degni di essere chiamati politici, quindi quello potrebbe essere già un buon inizio per la città.